C'è qualcuno che condivide tutto con te. Molte volte ti senti triste, ti senti mancare. Gesù nel Getsemani fu triste fino alla morte. Spesso ti senti condannato, giudicato, criticato. Gesù è stato condannato, giudicato, criticato. Molte volte ti hanno caricato di pesi che fai fatica a portare. Gesù si è caricato sulle spalle il pesante legno della croce. Molte volte sei caduto in tentazione. Gesù ti ha mostrato come rialzarti. Troppe volte hai sofferto per le persone a te care. Maria ha condiviso in pieno la sofferenza di Gesù. Delle volte provi vergogna a chiedere aiuto. Gesù ha avuto bisogno dell'aiuto del Cireneo. Spesso hai avuto paura di alleviare le sofferenze di qualcuno. Una donna ha asciugato il volto di Gesù avvolto nella sofferenza. Ancora una volta sei inciampato negli ostacoli della vita. Gesù ti invita a non mollare. Delle volte non hai fatto abbastanza per qualcuno. Gesù ti invita a farlo. Ancora una volta a terra, non vuoi più alzarti. Gesù, senza forze, riesce ad alzarsi ancora. Quante volte hanno giocato sulle tue emozioni? Gesù è stato spogliato e deriso da chi nemmeno lo conosceva. Ti hanno ferito nell'anima giocando con i tuoi sentimenti. Gesù è stato ferito con i duri chiodi del peccato. Quante volte ti hanno ucciso con le parole? Gesù è morto sulla croce perdonando. Il dolore ti strazia. Maria ha tra le braccia il suo figlio morto per amore. Quando ti hanno detto non ti voglio più vedere. Gesù è stato posto nel sepolcro per essere dimenticato. La tua vita ti sembra inutile, deludente e ti senti solo. Gesù è risorto. Non perdere mai la speranza, Dio ti ama e ti vuole vicino a Lui. Ah!